Ma Ernesto Lomasti, io penso che sia stato, oltre ad essere stato appunto uno dei più forti alpinisti friulani di sempre, e non solo friulani, forse il più mitico, perché nell'arco di un'esistenza temporale abbastanza limitata, in cui fece attività alpinistica estrema, limitandosi diciamo a 2 o 3 anni, riuscì a spingere il livello dell'arrampicata del periodo, di quegli anni, parliamo della seconda metà degli anni 70, a livelli impensabili. Impensabili soprattutto perché lui era ancora legato al periodo degli scarponi pesanti, delle pedole da roccia. Poco dopo l'arrampicata sportiva entrò nel mondo alpinistico con l'avvento delle scarpette da roccia. Questo rivoluzionò completamente lo stile di arrampicata e rende tuttora alcune realizzazioni di Lomasti veramente fuori dal tempo da un certo punto di vista. E lui partì da ragazzino con una grande passione ma senza mezzi, e grazie ad una forza di volontà veramente fuori dal comune riuscì a costruirsi fisicamente, grazie ad anni di continuità, di esercizi fisici, di allenamenti al bilanciere, trazioni e una volontà di ferro, con corse in montagna, con i sassi nel vecchio zaino del padre, a costruirsi fisicamente e a riuscire a fare, diciamo, delle realizzazioni veramente che tuttora, 30 anni dopo, veramente hanno il massimo rispetto di chi può pensare ancora di ripeterle. Degli alpinisti più forti in questo Sì, senso proprio. assolutamente. Ecco, mentre vediamo le immagini, prima avete visto alcune immagini proprio di Lomasti che è scomparso neanche ventenne, appunto erano immagini di un Lomasti giovane, ragazzo, e a seguire avete visto le immagini del bivacco Lomasti, bivacco lui dedicato. So che volevi fare una piccola precisazione sul bivacco, Sì, è Luca, una cosa vero? che pochissimi sanno. In quegli anni lì Ernesto Lomasti era già consigliere all'interno del club alpino di Pontebba e cercando nella sua documentazione ho trovato uno schizzo in cui lui aveva disegnato quello che poi è stato il posto per il bivacco, aveva disegnato un attimino, stilizzato la sala di Ai, fatto un piccolo commento relativamente alla necessità che avevano gli alpinisti di avere un punto d'appoggio in quella zona per le salite della cresta di Aip e del Monte Cavallo. E quindi lui fu in prima persona il promotore della costruzione di questo bivacco. Il destino poi volle che 2 mesi prima dell'inaugurazione venne a mancare e il bivacco avrebbe dovuto intitolarsi Bivacco Cai Pontebba. E fu un atto dovuto, quello dei soci di allora, Dedicargli, dedicarglielo. perché appunto.